Come trovare l'ispirazione per i contenuti del tuo blog? Ti voglio dare in questo video tre piccoli consigli che potrai applicare sin da subito. Prima di entrare nel video, però, ti ricordo di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanella così rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video e soprattutto di commentare, mettere mi piace e condividere questo video. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Luca Contaldo e mi occupo di SEO e web marketing dal 2009. In questo canale porto contenuti affinché chi non ne sa molto, si vuole affacciare oggi al mondo del digital marketing, possa trovare ispirazione e soprattutto consigli utili da poter applicare da subito. Dicevamo tre idee, tre consigli per riuscire a sbloccarti nella produzione dei tuoi contenuti per il blog. Di solito il problema di chi ha un blog è proprio questo, o meglio, è anche la paura di chi vuole avviare un blog, cioè quello di non riuscire a trovare argomenti di cui parlare. In realtà ti voglio dare il consiglio numero uno. Pensa ai dubbi e alle domande che fanno i tuoi, che hanno anzi i tuoi utenti. È questo il vero segreto per trovare l'ispirazione. Molto spesso chi ha un blog perde di vista l'obiettivo fondamentale, che è quello di comunicare con i propri utenti, quindi con chi leggerà quei contenuti. E chi leggerà i contenuti del nostro blog, nel 90% dei casi, saranno i nostri potenziali clienti. Quindi, se hai un'attività, se hai un'azienda, se sei un libero professionista, non devi fare altro che pensare, quindi immedesimarti nei tuoi potenziali clienti, in tutto quello che ti hanno chiesto e partire magari dai dubbi e dalle domande che fanno in generale al caso del tuo settore, cioè ci saranno delle problematiche intrinseche o comuni al tuo target? Bene, parti da quelle, parti da quei dubbi e da quelle domande. Avrai già tante idee e una grande fonte di ispirazioni per i contenuti del tuo blog. Punto numero due. Se non ti basta, puoi ampliare la ricerca. In che modo? Prendi questi dubbi e queste domande, trasformali in una piccola frase da cercare su Google. Una volta che la ricerca di Google si sarà materializzata davanti ai tuoi occhi, vai giù in fondo ai risultati di ricerca, giù alla pagina dei risultati di ricerca. Troverai un box che si chiama Ricerche correlate. All'interno di quel box Ricerche correlate ci sono tutte le parole chiave che già gli utenti hanno cercato su Google e che Google ha impresso nel fondo della sua pagina dei risultati di ricerca. Utilizza quelle parole chiave, appuntale e utilizzale come fonte di ispirazione aggiuntiva. Potranno darti una mano nell'espandere il contenuto che tu hai, dal quale tu già sei partito e che hai utilizzato per fare la ricerca su Google, oppure ti daranno suggerimenti per dei nuovi argomenti. Tips, consiglio numero 3 è quello di prendere questi suggerimenti, prendere i ragionamenti che hai fatto al punto 1 e cominciare a organizzarli e suddividerli in quelli che potrebbero essere dei titoli e degli argomenti che possono essere utilizzati all'interno del tuo blog. Quindi, banalmente, parti dal problema che hai cercato su Google la prima volta, unisci, somma o sottrai, a dirsi quello che ti piace di più, i termini di ricerca che hai trovato al fondo della pagina, nel fondo della pagina di Google, e avrai una scaletta per il tuo articolo. Facciamo un esempio concreto. Immaginati di essere un avvocato e di voler promuovere il tuo blog, quindi di voler comunicare ai tuoi utenti. Immaginiamo che ciò nel quale tu sia specializzato è, per esempio, i divorzi, e quindi potresti cominciare a pensare a quali sono le problematiche che i tuoi potenziali clienti, quindi le coppie che si stanno separando, vanno a cercare su Google. Potrebbe essere, per esempio, la gestione dei figli. Quindi cerca su Google come gestire i figli durante il divorzio. Ti uscirà un elenco dei risultati di ricerca, vai a fondo pagina dei risultati di ricerca e vedi quali altri termini di ricerca Google associa a questa tipologia di ricerca e annotali. Probabilmente sarà uscito, sto inventando perché è una ricerca che non ho fatto, ti dico la verità, a chi vengono per esempio affidati, sia alla madre o al padre, chi deve dare l'assegno di mantenimento, di quanto deve essere l'assegno di mantenimento.
Tutte queste keyword, quindi queste parole chiave, o possono diventare degli articoli a sé stanti, oppure se ti rendi conto che quel termine di ricerca che hai trovato nel fondo dei risultati di ricerca non c'è da dire molto, non hai da dire molto, quindi non hai da sviluppare un intero articolo su quell'argomento, potresti farlo diventare un paragrafo dell'articolo principale, quindi quello relativo alla separazione, quindi alla gestione dei figli, per cui potresti fare un articolo completo sulla gestione dei figli, all'interno mettere per esempio un paragrafo dedicato a chi vengono assegnati, sia alla madre o al padre. Ok, questo è sono i tre consigli che io mi sento di darti, che tu potresti applicare tranquillamente da domani per trovare l'ispirazione, per sbloccarti e magari riuscire a costruire un calendario editoriale per il tuo blog senza andare in ansia. Ultimo piccolissimo consiglio: non farti prendere dall'ansia, non farti prendere dallo stress, devi pubblicare con costanza sul tuo blog. Non è importante la quantità, ma è importante la qualità del contenuto e il valore che darai a chi lo leggerà. Questa è la cosa che ti deve interessare, quindi fregatene se ci sono competitor che pubblicano una volta a settimana e tu magari pubblicherai una volta al mese. L'importante è la qualità del contenuto, come viene pensato, come viene scritto e come viene sviluppato. È quello che conta sia per gli utenti che per il motore di ricerca Google. Spero che questo video ti sia piaciuto, mi raccomando ancora una volta iscriviti al canale, seguimi, clicca sulla campanella così rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Metti mi piace, condividi e commenta questo video perché voglio sapere se questi consigli ti sono stati utili e se magari li hai applicati e che risultati hai avuto.